La moto attiva? Ma sei sulle... Masmin, cosa ne pensi della tua prima, prima esperienza oltralpe? C'è un tempo assai esoso. Allora, che ci costringe in questo gabbiotto. Spieghiamo, c'è anche la moto di Mario, nel gabbiotto. No, perché c'è un tempo di... Mario, che sta succede, cazzo? Vediamo che cosa asciuga. Adesso c'è una domanda, riusciremo ad arrivare a casa? Sì. Questo è un problema. Questo è il grossissimo problema, ragazzi, restate con noi. Una giornata di sole si è trasformata in una giornata di veramente di diluvio. E disastro e depressione e FIFA. E FIFA. FIFA ancora no. E la moto di Mario ha pensato bene di piantarsi in mezzo all'Isaran durante il diluvio. Adesso vediamo, ragazzi. Quelle arrivano subito. Speriamo in bene. C'è anche una simpatica ape. L'ape è finita, dove è andata? Fuori. Qua. Già. Oh, speriamo in bene, ragazzi. No. Stiamo scendendo dall'Isaran fermi in un gabbiotto. Siamo in quella galleria. Cioè. L'importante è la mano. Mi sono fermato. Sì. Lì si era freddato. Purtroppo la moto di Mario si è fermata un attimo, adesso vediamo. Le nostre speriamo di partire. Raga. Io non dico. Ma non avevo mai pensato che una giornata come oggi sarebbe diventata così negativa a livello di meteo. Sì. Comunque. In strada. Masmin, questa è esperienza anche per te. Tutta esperienza. Tutta esperienza, ragazzi. Vabbè, la cosa positiva è che risparmi le 10 paia di saponette che avevi consumato. Vai, bravo. Giusto, vai Mario. Dai gas. Non ce la fa. Ci tocca aspettare ancora. Non demordiamo, ragazzi.